Siamo con le mani in pasta e non è solo un modo di dire. Tagliatelle, ravioli, crespelle. Ne vedremo ancora delle belle! Tutto ciò che è, io organizzo tutto una sola volta. Io metto la mano su un prodotto, lo faccio e lo finisco. Tagliatelle, acqua e farina ovviamente, con un buonissimo pesto di rucola. Io sapete che faccio? L'assaggio. Diciamo che è così. Io lo taglio nel mezzo perché deve essere sempre una pasta da forchetta. Non che la devo arrotolare, perché se è grossa poi diventa fastidiosa. E poi, senza stare a preoccuparmi se è più piccolo o più grande, non c'ho la problematica della forma perfetta, ho il mio pezzetto, ovviamente nel lavorare male cerco sempre il bene, i pezzetti li levo, li ripasso e li ritaglio. Che spettacolo! Una preparazione di pasta tipica della Toscana e dell'Alta Umbria. Qui siamo a Perugia, quindi di fatto diciamo che è una pietanza, un primo che frequentemente troviamo anche nei ristoranti. Sono state molto brave a farlo, però come vedete, essendo una pasta rustica, non viene sempre uguale. Questa è proprio la bellezza della pasta fatta in casa. Deve essere estemporanea, artistica. Ma i ravioli? Che ci metteremo nel ripieno? Oggi è tutto, vi ringraziamo di essere stati con noi, di averci seguito e vi diamo appuntamento a prestissimo!